Se stiamo vedendo tornare la politica oggi in Europa, è perché in questi mesi e in questi anni noi abbiamo visto che il mondo reclama più Europa, non meno Europa. Però dobbiamo dire la verità. Dobbiamo dire la verità. Questo tipo di Europa che abbiamo costruito in questi anni ha dato l'impressione di essere troppo spesso un modello basato soltanto sull'economia, sui parametri, sui vincoli, sull'austerità. Credo, signor Presidente, che al termine di questi 6 mesi possiamo dirci che questo atteggiamento è stato un errore e che quel cambiamento che la Commissione Juncker sta portando in questi 6 mesi è un cambiamento che probabilmente andava immaginato negli ultimi 6 anni, non negli ultimi 6 mesi. Oggi il mondo cambia, il mondo sta cercando di investire sul futuro, l'Europa no. Noi siamo stati a Brisbane insieme al G20 e le parole di crescita, investimenti e innovazione sono parole che sono risuonate ovunque. Noi dobbiamo essere alla guida di questo fenomeno di cambiamento, non in fondo. Lo saremo soltanto se l'Europa tornerà a guardarsi negli occhi con la consapevolezza di chi rappresenta una superpotenza,